Sindaco, mentre l'agricoltura del comprensorio muore, i protagonisti del settore protestano. Hanno perso tempo. Siamo in ritardo. Mentre noi protestiamo, c'è chi lavora per farci altre belle sorprese. Qualcuno parla di mercato sleale e scorretto. Io dico che c'è una scorrettezza da parte della comunità europea nei confronti dell'agricoltura italiana. Ad esempio le arance, ad esempio l'ortofrutta, ad esempio l'olio. Ora o capiamo che c'è un'esigenza di stare tutti assieme, oggi ci sono focolai a Gela, a Vittoria, sui Nebrodi, a Scordia, a Palagonia e in altre realtà dove si sta manifestando per il problema agricoltura. Ma i nostri prodotti, le nostre eccellenze sono a rischio per questa politica europea? Sì. Sono non a rischio, ma non è più un'eccellenza perché il prodotto magrebino che entra ormai non si distingue più, perché entrando diventa anche quello un prodotto biologico. Noi lavoriamo sul biologico, loro ne hanno i frutti. Se si parla di altri prodotti che possono essere dell'industria, che possono essere di alta tecnologia, immediatamente va bene il Made in Italy. Quando si parla di agricoltura, del Made in Italy, purtroppo nessuno ne fa cenno. Sindaco, una soluzione quale potrebbe essere? Attivare immediatamente qualche salvaguardia nei confronti, limitare l'entrata, controllare cosa entra e su quali mercati va, perché se noi mettiamo in atto qualche metodo di salvaguardia, forse qualcosa la possiamo ottenere. Cioè troppo rigore nella produzione in Europa e meno controlli e a tutela invece del prodotto nostrano? Questa è la base. I controlli da noi sono eccessivi, dall'altra parte sono inesistenti, poi alla fine diventa un prodotto tutto uguale. Però oggi quello che si sta cercando di far passare è che l'acqua non può essere pagata a un certo prezzo, che i consorzi non possono essere carrozzoni e dopo 30 anni, 40 anni ancora sono commissariati. La filiera lunga danneggia ancora di più i produttori locali? Per noi la filiera è talmente lunga che i mercati più vicini sono a più di 2000 km. Questo è un danno per la nostra agricoltura. Vedi, quest'anno c'è stato l'Expo, che era il massimo sulla nutrizione che si è svolto in Italia. Purtroppo l'Italia, per la formazione geografica che c'ha, la lunghezza, la distanza, noi siamo rimasti fuori da tutto questo, nonostante hanno creato un padiglione ad hoc per la Sicilia, che ha guadagnato su tutto, comunque è stata la Svizzera, la Francia e qualche altra nazione della Comunità Europea.